Bentornati ad SOS Arezzo TV. Vi avevamo già fatto vedere a dicembre quali erano stati i nostri problemi quando avevamo provato a utilizzare i nuovi cassonetti che in alcune zone della città sono comparsi, soprattutto per i sacchetti dell'indifferenziato. Ecco i problemi in cui ci eravamo imbattuti, sicuramente per colpa nostra, non c'è che dire, vediamo. Ecco, mi vedete, lo sportellino rimane tutto aperto, si butta giù la busta, ecco, e poi credo si chiuda. Che si deve fare? Ah, bisogna spingere forte, forse, forse. Si rischia, è una tagliola. Ecco, credo che ci siamo adesso, no? O no? No, è durissimo. Oddio. Bene, è andato. Però come si chiude? Chiedo aiuto al Mirko. Come si chiude? Ah, c'è la barra per terra. Ok. Ah, e va. Dai, è abbastanza semplice. Insomma, mi ricorda quei giochini, vi ricordate quando si prendevano le palline da bambini, no? Che si diceva che non si doveva mettere la mano dentro perché c'era la tagliola, no? Per tentare di prenderle senza soldi. Qui, bisogna stare attenti che scatta la tagliola. A parte scherzi, comunque premendo la leva col piede, il sacco va giù, però insomma, capisco che per qualche signora, per quelli imbranati un po' come me, non è semplice il discorso. E quindi abbiamo visto delle foto sui social di rifiuti lasciati per terra. Effettivamente, insomma, non è così automatica, ci vuole un po' di, così, di abilità nel buttare giù il sacco dell'indifferenziata. Ci vuole un Insomma, po' di saremmo abitudine, stati che anche un po' imbranati, capitalismo ma qualche crede problema che lo cosa sia. avevamo Ci si trovato. abitua Ora, così però, a il questa nostro strada. soccorso arriva direttamente Invitazioni Sei Tosca Toscana, che ha Fondamentale. realizzato addirittura Descrivetelo un un po'. Che cosa tutorial. questa sia? Ma non Pensate, tanto. un Ci tutorial vediamo. per come si inseriscono questi sacchetti. Cioè, una volta uno schiacciava, no? Si apriva il Differenzia i tuoi cassonetto, rifiuti dai tiravamo il tuoi sacchetto e finiva lì. Ora organico, carta e addirittura serve cartone, un tutorial per materiale capire come si deve gettare un differenziato. banale Ricordati sacchetto. che Ben venga il tutorial perché così l'organico vediamo deve come si essere fa e non contenuto in sbagliamo più. sacchetti biodegradabili ben chiusi. Carta e cartone possono essere conferiti sfusi o all'interno di sacchi di carta. Se hai delle scatole, schiacciale prima di buttarle per ridurne il volume. Il multimateriale può essere conferito sfuso o all'interno di sacchi di plastica. Per conferire l'indifferenziato utilizza sacchetti della capienza massima di 40 litri. Apri il cassetto tirandolo o pigiando il pedale di apertura. Introduci il sacco della dimensione adeguata nel cassetto. Assicurati che il cassetto si richiuda per consentire il conferimento successivo. Attenzione! Il cassetto è dotato di sistema di blocco. Se lo sportello del cassonetto è bloccato, premi il pedale o tira il cassetto di apertura fino in fondo per sbloccare l'attrezzatura e permettere la chiusura del contenitore. E allora non ci rimane che ringraziare Sei Toscana per averci spiegato come si fa a utilizzare i nuovi cassonetti e adesso tutti andremo a provare e a testare se effettivamente è così semplice. Ci vediamo presto!